Quello che costruirete settimana dopo settimana è un automodello radiocomandato in scala 1 a 8 della Ferrari F2004 da Formula 1. Il vostro modello è spinto da un motore a scoppio da 2,5 cm cubici. Ha la trazione posteriore, freno a disco, differenziale e sospensioni indipendenti con ammortizzatori idraulici. Realizzato per De Agostini da Chioscio, uno dei leader mondiali nel modellismo dinamico, presenta soluzioni meccaniche all'avanguardia per affidabilità e prestazioni. Il telaio è realizzato in lega di alluminio ed è molto resistente agli urti e alle sollecitazioni. Come propulsore viene fornito il potente Chioscio GX15 con cilindrata di 2,5 cm cubici, dotato del comodo avviamento a strappo. Il motore verrà fornito diviso in una serie di componenti separati che dovranno essere assemblati. La vostra Ferrari F2004 sarà equipaggiata con due diverse carrozzerie che riceverete nel corso dell'opera. Una è in ABS e riproduce in tutti i dettagli la rossa di Schumacher. Si tratta di una carrozzeria da esposizione, non adatta per l'uso in pista. Per questo impiego è previsto un secondo body realizzato in policarbonato. Già in fase di montaggio potrete apprezzare la qualità del vostro modello, progettato da esperti abituati a collaborare con i migliori piloti al mondo e che non lasciano il minimo particolare al caso. Facilissima da guidare, la vostra Ferrari in scala 1 a 8 è straordinaria in azione, con un comportamento perfetto in curva, velocissima e stabile sul rettilineo. Per costruirla non è necessario essere un esperto modellista. Nei fascicoli troverete tutti gli elementi necessari per realizzare il modello con successo e soddisfazione. Apposite schede con illustrazioni particolareggiate e chiare istruzioni di montaggio vi mostreranno passo a passo come assemblare i pezzi forniti nel corso dell'opera. Per costruire la vostra Ferrari F2004 vi servono alcuni semplici attrezzi. Un pennello per le operazioni di pulizia, un righello, una matita e una gomma, un cacciavite a croce, un set di chiavi a brugola, una chiave universale fornita nel corso dell'opera, una pinza di piccole dimensioni a becchi fini, un taglierino o taglia balsa di buona qualità, un foglio di carta abrasiva a grana fine, colla di tipo ciano acrilico per plastica. Quando si usano colle ciano acriliche, è opportuno indossare occhiali protettivi in plastica per proteggere gli occhi da eventuali schizzi e tenere a portata di mano una bacinella con normale acqua di rubinetto. In caso di contatto, basterà immergervi le dita per neutralizzare l'effetto adesivo della colla. Costruiremo uno a uno i blocchi principali, motore, retrotreno, avantreno, eccetera, assemblandoli poi tra loro e quindi fissandoli al telaio. Abbiamo bisogno di un contenitore con scomparti per riporre la minuteria, i pezzi non ancora assemblati e le parti già assemblate ma non ancora fissate al telaio. Un'ultima avvertenza preliminare. Quando indichiamo destra e sinistra, intendiamo i lati del modello come se lo stessimo osservando da dietro. Teniamolo bene a mente per evitare di incorrere in equivoci che rischierebbero di compromettere la corretta sequenza di montaggio. Iniziamo l'assemblaggio della vostra Ferrari F2004 in scala 1 a 8 dal motore. Per davanti del motore si intende la parte da cui esce l'albero motore. La destra è invece il lato della luce di scarico guardando il motore da dietro. La prima operazione da effettuare consiste nell'inserimento dell'albero motore all'interno del carter, introducendolo per la parte filettata dall'apertura posteriore. Facciamolo passare attraverso i cuscinetti di supporto già montati nelle loro sedi. Spingiamolo bene a fondo. L'albero deve andare in battuta contro il cuscinetto. La fase successiva consiste nel collegare la biella all'albero motore. Sfiliamo il pistone dalla camicia e introduciamolo nel cilindro. Quindi inseriamo il perno presente sul fondo dell'albero motore nel piede di biella, magari aiutandoci con i becchi della pinza o con una pinzetta.
Controlliamo che l'accoppiamento sia perfetto e facciamo salire il pistone al massimo della sua corsa, ruotando l'albero motore. Ora possiamo infilare la camicia all'interno del cilindro. Inseriamola delicatamente, facendola ruotare come se la stessimo avvitando. Prima di inserirla completamente nel cilindro, controlliamo che la finestra ovale sulla camicia coincida con la luce di scarico presente sul carter. Ora chiudiamo la parte posteriore del motore. Inseriamo l'alberino di collegamento nel carter del motore. La parte di albero con la flangia deve stare all'interno e la fresatura presente sulla flangia deve collegarsi al perno. Infiliamo la guarnizione trasparente sul coperchio metallico dalla parte con la sporgenza quadrangolare e allineiamola con i fori presenti sul pezzo. Poi puntiamo le quattro viti a brugola facendole passare dall'esterno del coperchio. Spingiamole fino a che la loro punta non attraversa i fori della guarnizione. In questo modo saremo sicuri che, una volta strette le viti, la guarnizione si fissi nella posizione corretta. Ora, tenendo il motore in verticale per non far spostare l'alberino di collegamento, mettiamo il coperchio in posizione. Facciamo attenzione che il dente presente su un lato del coperchio sia rivolto verso il lato sinistro del motore. Facciamo passare l'albero di collegamento attraverso il foro al centro del coperchio e avvitiamo a fondo le quattro brugole. Fissato il coperchio del carter, si passa al montaggio dell'avviamento a strappo. Inseriamo l'estremità sporgente dell'alberino nel cuscinetto al centro del rocchetto e posizioniamo il tappo in plastica sul coperchio del motore, prendendo il dente a riferimento per il corretto allineamento. Una volta controllato che la posizione sia corretta, la maniglia dell'avviamento dovrà essere rivolta verso sinistra in alto, possiamo fissare il tutto con le quattro viti agli angoli. Passiamo ora al montaggio del carburatore. Assicuriamoci che il dado di blocco del carburatore sia allentato e che il pezzo sia libero di scorrere all'interno della sua sede. Prendiamo il carburatore e inseriamolo nel carter motore. La vite nera sul corpo del carburatore in alto dovrà restare sul lato destro. Quindi stringiamo il dado di blocco per fissare il carburatore. A questo punto il montaggio del motore è quasi ultimato. Appoggiamo la guarnizione sottotesta alla battuta sul lato superiore del cilindro e appoggiamo sopra la testa rossa di raffreddamento. Cerchiamo di allineare i fori della testa con quelli presenti sul cilindro e serriamo con le viti. Stringiamo le viti una ad una, seguendo uno schema a X. Ora inseriamo la guarnizione piccola sulla parte filettata della candela. Inseriamo quindi quest'ultima nella chiave universale e avvitiamola, senza serrare in modo eccessivo, al centro della testa del cilindro. Infine, montiamo il gruppo del volano. Infiliamo sull'albero motore la ranella conica con il vertice verso l'esterno. Quindi infiliamo il distanziale in alluminio con la faccia lavorata verso l'esterno. A questo punto possiamo inserire sull'albero il volano con i due perni rivolti verso l'avanti. Blocchiamo il tutto con il dado lungo. Per stringerlo bene, teniamo il volano fermo con una mano. Il motore è così completato. Il secondo elemento da completare è il differenziale posteriore. Prendiamo il semiguscio del differenziale di sinistra, quello senza corona dentata, e inseriamo dall'esterno la boccola di scorrimento, seguita dalla bronzina e dalla ranella in quest'ordine. Inseriamo dall'interno il planetario con l'alberino verso l'esterno. Inseriamo sull'albero il bicchierino e blocchiamolo con il relativo grano. Prima di stringere il grano con la chiave a brugola, controlliamo che sia allineato con la tacca presente sull'albero. Ripetiamo le stesse operazioni anche per il semiguscio di destra, che presenta una corona dentata sul bordo. Ora inseriamo all'interno del semiguscio di sinistra i due satelliti montati sulla loro spina di supporto. La parte dentata dei due satelliti deve essere rivolta verso l'interno del differenziale.
lubrifichiamo gli ingranaggi con un poco di grasso e chiudiamo i due semigusci. Una volta allineati i fori, stringiamo le viti. La vostra Ferrari è dotata di 4 ammortizzatori idraulici. Iniziamo con il montaggio di un ammortizzatore anteriore. Prendiamo lo stelo d'acciaio e inseriamo il primo E-ring nella scanalatura che si trova verso il centro dello stelo. Inseriamo il piattello di plastica e blocchiamolo in sede con l'altro E-ring. Inseriamo la ranella autobloccante con le punte rivolte verso l'E-ring, poi i due O-ring. Inseriamo lo stelo nel fodero e infiliamo nella parte sporgente il distanziale metallico, spingendolo fino a fondo corsa. Quindi avvitiamo l'uniball di plastica sulla parte filettata dello stelo. Inseriamo la ranella all'interno, seguita dalla molla. Montiamo il collare sul tappo e la guarnizione all'interno del collare, spingendola bene in fondo. Riempiamo il fodero con una dozzina di gocce di olio siliconico e chiudiamo avvitando il tappo. Inseriamo la sfera forata nel collarino del tappo. Ripetiamo le stesse operazioni per l'altro ammortizzatore anteriore e per i due posteriori. La sola differenza è che questi ultimi non hanno il distanziale metallico sullo stelo. Prendiamo le due spallette principali del retrotreno. Inseriamo il differenziale all'interno della spalletta sinistra. La corona del differenziale dovrà essere rivolta verso il lato destro. Mettiamo la cinghia corta a cavallo della corona del differenziale e chiudiamo con la spalletta destra. Fissiamo tutto con le viti che attraversano i fori posteriori. Ora iniziamo a lavorare sulle sospensioni. Prendiamo il braccetto inferiore e montiamo il perno filettato con la testa a sfera. Il lato dritto del braccetto è quello posteriore, mentre quello obliquo è rivolto verso l'avanti. Inseriamo le due grosse sfere forate nelle asole del braccetto, aiutandoci con la pinza. Allo stesso modo, montiamo l'ammortizzatore fissandolo al braccetto. Quindi fissiamo il braccetto, così completo, alla spalletta sinistra utilizzando le viti che attraversano le sfere forate. Fissiamo anche l'estremità superiore dell'ammortizzatore stringendo il grano nel supporto sulla spalletta. Iniziamo il lavoro sul braccetto superiore della sospensione e prepariamolo con le relative sfere. Quelle più grosse vanno montate con la parte piatta verso il basso. Avvitiamo per metà il grano all'estremità esterna e montiamo su di esso il grosso uniball di plastica in cui avremo inserito la sfera forata. Prepariamo il mozzo fissando in sede le due bronzine e inseriamolo nel braccetto inferiore al foro più basso. La parte ricurva del mozzo va verso l'alto ed è rivolta verso l'interno del modello. La parte dritta del braccetto superiore deve essere rivolta verso l'avanti. Montiamo il braccetto sulla spalletta e blocchiamolo con le relative viti. Ora inseriamo il bicchierino all'interno del mozzo e il semiasse tra i due bicchierini. Chiudiamo quindi la sospensione inserendo la vite del mozzo e la sua ranella conica, con la punta rivolta verso l'alto. Stringiamo la vite e ripetiamo le medesime operazioni per il lato destro. Completiamo il retrotreno con l'albero di trasmissione secondario. Per prima cosa inseriamo le bronzine nelle sedi all'interno delle spallette. Quindi iniziamo a preparare l'albero. Inseriamo la prima spina nel foro esterno e facciamo scorrere contro di essa la prima corona con la faccia piatta verso l'esterno. Chiudiamo con un E-ring e inseriamo l'albero dalla spalletta a sinistra. Quindi inseriamo l'altra spina nel foro sull'albero e facciamo andare in battuta contro di essa la seconda corona con la parte piatta verso la spina. Blocchiamo la corona con un E-ring. Facciamo passare l'albero attraverso la cinghia e facciamo uscire l'altra estremità dalla spalletta destra.
Infine, blocchiamo il tutto con un E-ring. Montiamo le due gonne laterali al telaio principale. Le gonne vanno avvitate alla faccia superiore, quella con i fori non svasati. Quindi fissiamo il gruppo retrotreno al telaio, avvitandolo dal di sotto con 6 viti. Iniziamo a lavorare sulla trasmissione. Prima di tutto dovremo preparare il freno. Montiamo con una vite le pastiglie del freno sulla piastra portaalbero di sinistra usando il foro in basso. La piastra avrà la parte sporgente in alto e rivolta verso il retro. Le pastiglie devono essere posizionate in modo da presentare la parte svasata verso l'anteriore. Ora infiliamo il cilindro in ottone nella piastra dall'alto. La parte del cilindro con la tacca deve essere rivolta verso il basso e l'esterno. Inseriamo nella sede ricavata lateralmente nella piastra il distanziale di ottone e fissiamo le pastiglie in alto con una vite. Stringiamo le viti solo parzialmente, in modo da lasciare le pastiglie libere di aprirsi. Ora prendiamo l'albero di trasmissione principale e inseriamo la spina nel foro della tacca. Inseriamo la corona dalla parte lunga dell'albero, spingendola fino in fondo in battuta. Quindi blocchiamo con un E-ring. Inseriamo la bronzina all'esterno della piastra porta albero e infiliamo l'albero dall'interno della piastra. Inseriamo il disco freno tra le pastiglie e facciamo passare l'albero nel foro al centro del disco. Blocchiamo il tutto con la flangia e stringiamo il grano di fissaggio. Passiamo ora alla piastra porta albero di destra e completiamola con la sua bronzina. Il lato svasato della piastra è quello posteriore. Il gradino identifica il lato superiore. Inseriamo la piastra sull'estremità destra dell'albero e blocchiamola con un E-ring utilizzando la scanalatura non all'estremità. Inseriamo la spina nel foro dell'albero che sporge all'esterno della piastra e infiliamo la corona principale con il cono verso l'esterno. Blocchiamo il tutto con un E-ring. Mettiamo la cinghia lunga in posizione tra le due corone del lato di sinistra e avvitiamo le due piastre porta albero al telaio. Iniziamo il montaggio dell'avantreno con la sospensione sinistra. Prendiamo il braccetto inferiore sinistro. Il braccio lungo, provvisto di foro e con il dente che sporge, è quello posteriore. Completiamo il braccetto con le 3 sfere forate e inseriamo la vite con la testa sferica nel foro, rivolta verso l'alto. Quindi fissiamo il braccetto inferiore alla sezione anteriore del telaio utilizzando 2 viti. Montiamo ora il braccetto superiore. Il braccio rivolto verso il retro è quello più lungo. Avvitiamo il grano e su di esso l'elemento AU. Inseriamo la sfera con le estremità sporgenti nel braccetto. Ora prendiamo il braccio corto e inseriamo la sfera forata con l'estremità piatta. Avvitiamo il grano e l'elemento a becco in cui avete precedentemente inserito la relativa sfera forata. Alla fine, la parte piatta della sfera sarà verso il basso e il becco all'altra estremità del braccetto sarà rivolto all'indietro. Montiamo l'elemento AU con la battuta sporgente verso il basso al foro sul becco. Fissiamo con una vite che avremo inserito dall'alto. Prepariamo il mozzo anteriore con la bronzina e una vite a sfera con la testa verso l'alto nel foro esterno. Montiamo il mozzo allo snodo del braccetto inferiore, bloccandolo con una vite. La vite a sfera del mozzo dovrà restare rivolta verso la parte posteriore del modello. Agganciamo l'ammortizzatore al braccetto inferiore. Ripetiamo le medesime operazioni per montare anche la sospensione di destra. A questo punto possiamo assemblare la sezione anteriore del telaio al telaio principale. Con 2 viti lunghe inserite da sotto, fissiamo le due colonnine di alluminio con il dado rivolto in basso, tra le quali avremo inserito la sezione anteriore del telaio.
Inseriamo quindi sulle colonnine i due distanziali in plastica. Il montaggio di questa sezione del modello è piuttosto complesso e va eseguito con attenzione. Avvitiamo i due Uniball sulla stina filettata, lasciando una distanza di 14 mm. Facciamo lo stesso anche con l'altra stina. Completiamo la piastra di rinvio dello sterzo con le due viti a testa sferica nei fori esterni. Le teste sferiche si troveranno sul lato superiore, liscio, della piastra. Inseriamo le astine con gli Uniball sulle due teste sferiche. Ora prepariamo le squadrette di rinvio. Prendiamo la squadretta con la parte cilindrica lunga e inseriamo dall'estremità del cilindro il distanziale in plastica corto. Inseriamo nell'altra estremità il distanziale lungo, che resterà leggermente sporgente. Questa squadretta andrà posizionata sul lato sinistro del modello. Fissiamola alla faccia superiore della piastra di rinvio con la vite autofilettante completa di distanziale. La vite andrà infilata dal basso. La parte cilindrica della squadretta resterà rivolta verso il basso. Ora prendiamo le altre due squadrette e inseriamo su una di esse il collarino. La tacca ci aiuterà a trovare la corretta posizione. Chiudiamo con l'altra squadretta a 90 gradi rispetto alla prima. Inseriamo il distanziale lungo nel foro della squadretta con il bordo superiore sporgente e il distanziale corto dalla parte opposta. La squadretta così assemblata andrà posizionata sul lato destro della piastra di rinvio. Fissiamo la linguetta con un solo foro alla piastra, come abbiamo fatto con l'altra squadretta. Assicuriamoci che l'altra linguetta sporgente sia in basso e rivolta verso l'interno del modello. Sul foro più esterno di quest'ultima linguetta, montiamo la vite a sfera con la testa verso il basso. Inseriamo il complesso così completo sulle due colonnine, con la piastra di rinvio rivolta in avanti. Agganciamo le due astine con gli Uniball ai mozzi anteriori. Ora prepariamo un'altra astina con gli Uniball di plastica. Quindi tagliamo la squadretta del servo in modo da lasciare una sola linguetta. Tenendo la parte che si accoppierà al servo verso l'alto, inseriamo una vite con testa sferica nel foro più esterno, con la sfera verso l'alto. Inseriamo gli Uniball della stina che abbiamo appena preparato nelle due teste sferiche della linguetta del servo e della linguetta inferiore presente sulla squadretta della piastra di rinvio. Osserviamo questa piastra tenendo la parte larga verso di noi. La faccia superiore della piastra è quella con la finestra rettangolare piccola sul lato destro e la finestra rettangolare grande spostata verso il lato sinistro. In quest'ultima finestra inseriamo il serbatoio, infilandolo dal basso e fissandolo con le viti. Tagliamo un pezzo di tubo lungo circa 13 cm e fissiamolo all'attacco inferiore del serbatoio. Allo stesso modo, fissiamo il servo dell'acceleratore nella finestra rettangolare piccola presente nella parte larga. Quindi, fissiamo anche la ricevente nella sua sede sul lato destro e l'interruttore infilandolo dal basso. Il pacco batterie andrà collocato sul lato sinistro. Prima di bloccarlo in sede con una fascetta, inseriamo le quattro batterie stilo. Da ultimo montiamo il servo dello sterzo. Infiliamolo capovolto nella finestra della piastra, inserendolo dal basso. Questo servo sarà privo della sua squadretta, che abbiamo già montato alla stina di rinvio dello sterzo. Colleghiamo servi e batterie alla ricevente. La posizione CH1 sulla ricevente corrisponde al servo dello sterzo, la CH2 a quello dell'acceleratore. Facciamo passare il filo dell'antenna attraverso il piccolo supporto fissato alla piastra porta servi a destra.
Quindi montiamo sulla faccia superiore della piastra, nella parte anteriore, i due supporti degli ammortizzatori. Il foro dei supporti deve essere verso l'alto e in avanti. La tacca svasata deve restare verso l'esterno. Adesso possiamo appoggiare la piastra al telaio del modello, allineando i fori alle colonnine e a quelli delle due piastre porta albero. Posizioniamo le viti e stringiamo. Incastriamo in sede sulle sfere i braccetti delle sospensioni. Fissiamo gli ammortizzatori e blocchiamo il tutto con le viti. Completiamo il motore con la frizione. Posizioniamo i due ceppi espandibili incastrandoli ai perni del volano. Blocchiamoli con un E-ring, inseriamo il rasamento e infiliamo sull'albero il cuscinetto a rullini. Montiamo la campana della frizione, infiliamo il rasamento più piccolo e completiamo il montaggio con un E-ring. Inseriamo il filtro dell'aria sul carburatore. Attacchiamo il collarino di plastica in cui scorrerà il rinvio dell'acceleratore al primo foro della piccola squadretta del controllo gas sul carburatore. Quindi fissiamo la marmitta alla luce di scarico del motore, interponendo la guarnizione. Infiliamo un tratto di tubo lungo 12 cm sull'attacco presente su un lato della marmitta. Facciamo passare il tubo collegato al serbatoio sotto l'albero di trasmissione e posizioniamo il motore sul telaio fissandolo da sotto con le viti. Facciamo attenzione che il pignone sulla campana della frizione e la corona principale si accoppino bene. Colleghiamo il tubo della marmitta all'attacco sulla parte alta del serbatoio e il tubo che parte dal serbatoio all'attacco sul carburatore. Fissiamo le due barre di irrigidimento del telaio ai lati del motore. Ora montiamo il sistema di controllo del gas e del freno. Fissiamo al servo dell'acceleratore una squadretta con la linguetta verso la parte posteriore del modello. Inseriamo la squadretta di plastica nera sulla colonnina fissata alla piastra portaservi. La linguetta rivolta verso il servo sarà in basso e quella verso il motore in alto. Inseriamo il rinvio corto tra servo e squadretta nera. Inseriamo il rinvio lungo del freno nel foro interno della squadretta nera verso il motore e quello medio del gas nel foro esterno. Infiliamo un collare sul rinvio del gas, seguito dalla molla. Posizioniamo il rinvio del gas nel collarino di plastica nera dell'acceleratore e chiudiamo con un altro collare, stringendo il grano. Inseriamo ora un collare con il grano nel rinvio del freno, poi nell'ordine infiliamo il tubetto al silicone, la leva del freno e il secondo collare stringendo il grano. Ora capovolgiamo il modello. Sul fondo, in corrispondenza del servo dello sterzo, c'è un foro circolare. Accoppiamo la squadretta del servo all'ingranaggio e fissiamola con una vite infilando il cacciavite attraverso il foro sul fondo del telaio. Prima di incollare la gomma sul cerchione, occorre passare la carta vetrata sulle superfici che verranno in contatto per eliminare eventuali imperfezioni di fabbrica e la patina lucida sulla superficie del cerchio che non consentirebbe un incollaggio ottimale. Con una striscia di carta abrasiva arrotolata carteggiate i punti in cui appoggerà la gomma, dopodiché spazzolate con cura le superfici servendovi di un pennello. Ripetete le stesse operazioni sui labbri della gomma. Vi consigliamo di montare il pneumatico calzandolo dapprima di traverso rispetto al cerchione, quindi di ruotarlo e di sistemarlo negli appositi alloggiamenti. Dopo aver inserito il cerchione nella gomma, segnate con una matita quattro punti cardinali sul cerchione, sia davanti sia dietro. Ora, appoggiando la ruota su un piano, sollevate il labbro della gomma in corrispondenza di uno dei punti segnati. Inserite una goccia di colla cianoacrilica ed esercitate una leggera pressione per qualche secondo. Fate lo stesso in corrispondenza degli altri sette punti.
sollevate la gomma tra due punti incollati e inserite una o due gocce di colla. Cercate di farla scorrere lungo tutto il tratto di superficie da incollare e rilasciate delicatamente la gomma, esercitando poi una leggera pressione. Possiamo ora fissare le ruote al modello. Inseriamo la spina nel foro di un bicchierino e infiliamo il trascinatore esagonale in modo che si accoppi alla spina. Infiliamo la ruota e, con la chiave universale, stringiamo il dado di bloccaggio. Solleviamo il tappo del serbatoio e versiamo il carburante. Agendo sulla squadretta, spingiamo indietro di qualche centimetro la leva del carburatore, circa a metà dell'escursione, per consentire il passaggio del carburante. Quindi tiriamo per 3 o 4 volte la maniglia dell'avviamento a strappo, tenendo il terminale della marmitta chiuso con una mano. Dopo che il carburante ha riempito completamente il tubicino che va al carburatore, occorre tirare un altro paio di volte per lubrificare pistone e cilindro. Prima di avviare il motore è consigliabile alzare il minimo meccanico, stringendo di circa un giro la vite posta sul carburatore. Accendiamo la trasmittente e attendiamo qualche secondo prima di accendere la ricevente. Se nessun servo si muove, significa che non ci sono interferenze e che possiamo procedere in sicurezza. Alziamo quindi l'antenna della trasmittente e proviamo il funzionamento dei servi. Per riscaldare la candela procediamo così. Inseriamo l'accendicandela nell'incavo posto sopra al cilindro. Esercitiamo una decisa pressione e facciamolo ruotare di circa mezzo giro. Con l'accendicandela in posizione e tenendo fermo il modello con una mano, tiriamo la maniglia dell'avviamento a strappo. Diamo dei colpi brevi e decisi, senza mai arrivare a fondo corsa, per non rischiare di rompere il cordino. Per fare pratica con il telecomando e acquisire il controllo del mezzo, fate le prime prove mantenendo una velocità moderata e imparate per prima cosa a dosare la potenza del motore. L'acceleratore va manovrato con gradualità, senza strappi, altrimenti si rischia di perdere il controllo dell'auto. Per evitare rovinosi testa-coda, è altrettanto importante accelerare solo con le ruote dritte, almeno fino a che non si acquisisce una certa padronanza nella guida. Moderate la velocità prima dell'ingresso in curva. Completate la curva e riprendete l'accelerazione solo all'uscita, dopo aver raddrizzato le ruote. E ora, tutti in pista! Thank you.